Wendy e Ronald erano una coppia di 63 anni, sempre disposti ad aiutare gli altri, benvoluti e rispettati nella loro comunità. È stato proprio per questa loro indole di aiutare gli altri che hanno scelto di intervenire quando la loro stessa figlia ha avuto dei problemi con la sua figlia, quindi la nipote della coppia. Sfortunatamente, quella decisione è costata cara ai due, che purtroppo ci hanno rimesso la vita. Questa è la storia della 17enne che ha deciso di fare fuori i suoi nonni per poter organizzare una festa a casa sua. Cassandra Bejor, o Cassie per dirla in breve, è nata e cresciuta in Georgia con la sua madre Amanda Sterling e il suo patrigno. Non ci sono molte informazioni riguardo l'infanzia di Cassie, ma da tutto quello che sono riuscito a capire sembra che avesse dei comportamenti piuttosto problematici, tant'è che la sua fedina penale non è certo pulita, come potete vedere anche da questa foto. Nell'ottobre del 2015 i nonni di Cassie hanno chiesto la custodia della teenager e l'hanno vinta nel dicembre del 2016. Hanno quindi iniziato a vivere assieme a Cassie nella loro dimora in Leversville. Quello che i nonni di questa teenager volevano erano rimuovere la loro nipote dalle grinfie della madre, la quale sembrava avesse dei grossi problemi. Quello che volevano dare alla loro nipote era un fresco nuovo inizio e una casa sicura che la potesse crescere. Sfortunatamente si erano sbagliati di grosso. Cassie ha frequentato la scuola superiore di Peachtree Ridge, ma questo periodo non è durato a lungo. Ha infatti abbandonato gli studi ed è tornata ben presto sulle sue cattive abitudini. Tra l'altro dovete sapere che la polizia ha ricevuto ben 31 segnalazioni provenienti da quella casa, appunto, per le più svariate circostanze, a volte per delle controversie domestiche, altre volte per uso illegale o sospetto di uso illegale di sostanze stupefacenti. In un incidente nel 2016 la polizia è stata chiamata dopo che Cassie avrebbe aggredito la sua nonna Wendy. Quello che è stato detto alla polizia è che la nonna, appunto, che ha telefonato i Cassie, stavano litigando per il comportamento proprio della nipote, perché appunto stava fuori fino a tardi la notte e aveva un comportamento tremendamente irrispettoso nei confronti dei suoi nonni. Tuttavia sembra che durante questa discussione Cassie le abbia addirittura buttato dell'acqua in faccia. La cosa che hanno notato subito quando è stata portata al commissariato è che la ragazzina, cioè la 17enne insomma, non faceva meno che interrompere la propria nonna di continuo. In più occasioni la polizia ha richiamato Cassie dicendole di lasciare parlare la propria nonna, altrimenti non avrebbero potuto registrare la sua deposizione. Sembra che, tra l'altro, durante questo periodo Cassie scappava costantemente da casa. Infatti Wendy ha persino condiviso un poster di Cassie, appunto, che la dichiarava come scomparsa, come potete vedere da questa immagine. All'epoca dei fatti aveva solo 16 anni e la ragazza è scomparsa per molti giorni di seguito. Successivamente, quando è tornata a casa, Wendy ha postato una foto della propria figlia dicendo che finalmente è di nuovo con lei. Successivamente, il 1 aprile, Wendy ha postato nuovamente su Facebook dicendo: per favore condividete questo messaggio, sto cercando mia nipote, non so dove si trovi. Questo sfortunatamente si rivelerà essere l'ultimo post di Wendy. Spostiamoci adesso al 6 aprile del 2017. La polizia della contea di Gwinnett ha ricevuto una richiesta di controllo da parte di altri membri della famiglia, appunto, dove viveva Cassie, dal momento che nessuno aveva sentito notizie di Wendy o Ronald in molti giorni consecutivi. Sembra che, tra l'altro, pochi giorni prima questa sparizione, chiamiamola così, Wendy avesse messaggiato la figlia dicendo che aveva dei grossi problemi con la nipote e che non sapeva come comportarsi. Quando gli agenti si sono recati nella dimora per controllare la coppia, nessuno ha risposto alla porta. Sono tornati successivamente il giorno dopo, ma ancora una volta nessuno ha risposto alla porta. E dal momento che non sembrava esserci nulla di strano, la polizia se n'è andata, per poi ricevere l'8 d'aprile una telefonata in cui veniva segnalato un caso di aggressione avvenuto proprio in una casa di quel vicinato. Quando sono arrivati lì, i presunti aggressori erano già spariti, ma le vittime sono state in grado di identificare i loro aggressori, il 19enne Johnny Ryder e la sua fidanzata, la 17enne Cassie. Sembra che i due abbiano attaccato la sorella di Johnny.
Johnny e il suo ragazzo con una mazza da baseball prima di filarsela a gambe. La sorella ha detto alla polizia che quando è tornata a casa ha scoperto che la sua stanza era stata fatta a pezzi e non riusciva a trovare diversi oggetti. Quando ha chiesto spiegazione al suo fratello, ha spruzzato lei e il suo ragazzo con uno spray al peperoncino. Hanno poi continuato a picchiare il fidanzato, mentre Johnny urlava a Cassie di prendere una mazza da baseball. Cassie si è recata a prendere la mazza e ha poi iniziato a colpire ripetutamente la sorella di Johnny alla schiena e successivamente anche alla testa. La coppia aveva riportato gravi ferite d'attacco ed è stata immediatamente portata in ospedale per cure. Nel mentre che la polizia stava indagando su questo caso, si sono resi conto che la vettura con i quali Johnny e Cassie erano scappati apparteneva ai nonni di Cassie, quindi Wendy e Ronald. Quella coppia che per diverso tempo non era stata vista. Ma chi erano questi due teppisti? E hanno per caso fatto qualcosa alla coppia? Queste erano le domande che si poneva la polizia. La polizia ha quindi deciso di tornare nella casa dei Bijor per fare un altro controllo e assicurarsi che la coppia stesse bene. Ancora una volta nessuna risposta alla coppia, hanno quindi scelto di entrare nell'edificio e purtroppo hanno fatto una terribile scoperta. Infatti al piano superiore c'erano i cadaveri di Wendy e Ronald. I sospetti, come potete immaginare, sono subito ricaduti su Johnny e Cassie. Il crimine ha subito scioccato la comunità di Lawrenceville. Tutti erano completamente sotto shock del fatto che una cosa così terribile fosse avvenuta a pochi passi dalla loro dimora. La mattina successiva la polizia è riuscita a rintracciare la coppia in un complesso di appartamenti a Suwanee, dove si sarebbero barricati in una casa di un amico. La polizia ha subito preso d'assalto l'edificio e ha ordinato a Johnny e Cassandra di uscire, ma la coppia ha rifiutato e quello che è successo subito dopo sembra assolutamente una scena uscita da un film di azione. Immaginatevi la scena: hanno praticamente mandato una specie di robot all'interno dell'edificio per verificare quale fosse la situazione all'interno della casa. Quello che hanno trovato era veramente una scena drammatica. Infatti sembra che i due avessero tentato di togliersi la vita con dei coltelli. Fortunatamente o sfortunatamente, dipende dai punti di vista, non sono riusciti in questa impresa e la polizia è stata in grado di entrare nell'edificio, prelevare i due ragazzi e portarli subito in ospedale. Una volta che si sono sentiti meglio, subito è iniziato il processo. Durante l'interrogatorio, Cassie e Johnny si sono incolpati sostanzialmente a vicenda per gli omicidi e Cassie ha tra l'altro rivelato alcuni dettagli piuttosto agghiaccianti su come il tutto è successo. Sembra che durante i giorni in cui Wendy e Ronald erano alla ricerca comunque della figlia e preoccupati che lei fosse sparita, è stato proprio in quel momento che a Johnny è venuta l'idea di farli fuori e Cassie ha accettato. Sembra che i due abbiano pianificato questo piano terribile alcuni giorni prima dell'accaduto e hanno pensato molto a delle strategie su come fare in modo che potessero appunto farli fuori senza che venissero scoperti. Sostanzialmente quello che hanno fatto, si sono piazzati davanti alla casa e quando hanno visto le luci spegnersi hanno scelto di intruforarsi all'interno della loro dimora. Sono andati al piano di sopra dove dormiva la coppia senza farsi sentire e è stato lì che li hanno attaccati. Immaginatevi questa ragazzina di 17 anni che ha fatto fuori la propria nonna e successivamente ha trascinato il corpo nella sua stanza e ha anche chiuso la finestra per evitare che l'odore si diffondesse del corpo in decomposizione. Successivamente ha chiuso a chiave la stanza dove riposano le povere anime di questi nonni, ha ordinato del cibo e ha invitato degli amici per venire a fare una festa. Immaginatevi quanto questa ragazza e anche il suo fidanzato debbano essere disturbati per arrivare a fare delle azioni così spregevoli. La cosa più terribile è che il corpo è rimasto in quelle condizioni per circa una settimana senza che nessuno notasse nulla, quindi sostanzialmente da quando Wendy ha fatto l'ultimo post fino al giorno in cui comunque sono stati ritrovati, i corpi erano rimasti lì. Molti di voi si staranno chiedendo: ma per quale motivo questa Cassie ha scelto di compiere delle azioni così terribili nei confronti dei suoi nonni, che erano forse le uniche persone che avevano questo amore così profondo per lei? La sua risposta è stato alquanto agghiacciante, perché quello che ha detto Cassie è stato che i suoi nonni erano
erano diventati fin troppo severi e che ne aveva avuto abbastanza. Cassie ha anche rivelato che i suoi nonni non sarebbero dovuti essere le uniche vittime dei loro malfatti. Stavano anche infatti pianificando di far fuori la famiglia di Johnny, i suoi genitori e la sorella, e anche la madre stessa di Cassie. Sembra che tra l'altro sono arrivati fino alla casa di Johnny, ma quando erano lì lì per compiere questo fatto, Johnny abbia cambiato idea e quindi ha scelto di non mettere in atto questo piano così terribile. La polizia ha descritto questo caso come assolutamente disturbato ed agghiacciato in molti livelli diversi e non sono stati in grado di riuscire a capire esattamente il perché tutto ciò potesse essere successo. Tutto questo era assolutamente inspiegabile. Probabilmente se questo caso fosse andato davanti a una giuria, Johnny avrebbe ricevuto la pena di morte, mentre Cassie, essendo una minorenne, probabilmente una sentenza un filino più leggera. Tuttavia, dal momento che entrambi si sono dichiarati colpevoli di omicidio, aggressione aggravata e furto, sono stati entrambi condannati a 2 ergastoli con possibilità di libertà vigilata in 60 anni, più 21 anni da scontare in concomitanza con le loro condanne. Il giudice ha descritto il caso come il peggiore a cui abbia mai assistito. Quando ai due è stata data la possibilità di poter parlare, Johnny ha chiesto perdono, descrivendo il proprio crimine come abominevole e malvagio. Ha anche aggiunto che merita il fuoco dell'inferno. Cassie, dall'altra parte, invece, stava solo piangendo e si è rifiutata di rilasciare una qualsiasi dichiarazione. La madre, tuttavia, ha detto che non si sarebbe mai aspettato che la propria figlia sarebbe stata in grado di commettere delle tali azioni.